Sono Federica, figlia di Sandro, collaboro nell'azienda di famiglia, ci troviamo ad Arborea in strada 18 Ovest. Abbiamo circa dai 150 ai 160 vacche in mungitura, abbiamo iniziato la collaborazione con la Tecnozoo circa 10 anni fa per migliorare delle problematiche che avevamo nel parto, poi successivamente abbiamo continuato a collaborare sia con la Tecnozoo che con l'alimentarista Cristiano Sensi per migliorare la razione delle vacche da latte e vacche in asciutta. Abbiamo una produzione di latte in media di 35 kg con una qualità di latte di grasso di 3,90. Proteine 3,30 e le cellule sotto i 200.000. Per quanto riguarda la fertilità, quando abbiamo iniziato a collaborare con la Tecnozoo circa 10 anni fa, avevamo un valore di PR intorno ai 14 e adesso dopo 10 anni siamo riusciti a raggiungere i 26-27 di valore. L'aumento di PR ci ha portato ad avere un gran numero di manze, un gran numero di parti e possiamo dire che anche la mortalità è quasi pari a zero. Ciao, sono Francesco dell'azienda Fratelli Mattiello. Insieme ai miei cugini portiamo avanti questa azienda fondata da mio nonno 70 anni fa. Attualmente mungiamo 300 vacche, abbiamo 300 manze con un totale di 600 capi. Ciao, sono Federico Mattiello dell'azienda Mattiello Fratelli e mi occupo della gestione degli animali. Collaboriamo con la Tecnozoo da circa 10 anni e grazie a questa collaborazione abbiamo raggiunto delle ottime performance produttive ma soprattutto riproduttive. Al momento le nostre performance sono di 270 vacche in lattazione, abbiamo una produzione media di 35 litri con degli ottimi dati sui titoli che sono di 3,90 di grasso e 3,30 di proteine. Dal punto di vista riproduttivo abbiamo un PR di 25, un parto a concepimento di 130 giorni, un numero medio di fecondazioni di 2,5 interventi sulle vacche e 1,5 interventi sulle manze. Grazie alla collaborazione con la Tecnozoo e soprattutto all'aiuto del dottor Cristiano Sensi, quindi abbiamo raggiunto questi ottimi dati riproduttivi e grazie a questo oggi abbiamo sviluppato un progresso genetico di un ottimo livello che ci ha permesso infatti negli ultimi anni di avere dei grandi risultati a livello regionale con 3 campionesse assolute di mostra è una vice campionessa assoluta e anche quest'anno ci siamo confermati con una nuova campionessa. Sono Simone Costa, faccio parte dell'azienda Fratelli Costa. Da Fratelli Costa è diventata Cugini Costa, però non dimentichiamo mai chi ha iniziato, i nostri padri e zii, l'attività. Noi siamo la terza generazione, circa 10 anni che collaboriamo con Tecnozoo, ci sta facendo da partner a livello nutrizionale, sia coi prodotti anche come consigli tecnici, grazie a Cristiano Sensi e Massimo Netti che collabora con noi da 10 anni ormai. Gli animali tuttora in produzione sono circa 240 in lattazione, abbiamo migliorato sia la quantità che la qualità e ad oggi stiamo facendo circa 32 litri di latte, lavorando sempre con 3,40 e 3,50 di proteine e 4,20 e 4,10 di grasso, sotto i 2,50 di cellule somatiche. Abbiamo iniziato a lavorare con Tecnozoo seguendo prima manze asciutte e poi col tempo siamo passati a lavorare anche sul gruppo di lattazione e stiamo avendo degli ottimi risultati con l'AGE con 4 che ci sta dando grosse soddisfazioni. Riusciamo a contenere soprattutto cellule e mastiti sotto controllo, avere animali sempre sani con degli intestini sani e animali quasi sempre in forma, non dico sempre perché è impossibile, però riusciamo a contenere grazie a questo prodotto. Abbiamo sempre una miscelata fredda, soprattutto nei periodi caldi, che è il periodo che si usa di più. Ciao, sono Artù Di Massimo, faccio parte dell'azienda Artù Di Fratelli, collaboro con Tecnozoo da più di 10 anni e ho iniziato la collaborazione con loro partendo dalla fase di transizione. Grazie alla collaborazione con il dottor Rossensi sono riuscito ad avere degli ottimi risultati in partenza nella fase di lattazione, infatti sono passato da un PR di 14, sono arrivato a circa 28 in questo momento. Impostando questo lavoro sono riuscito ad ottenere una buona media produttiva di circa 36 litri tutto l'anno. Inoltre sono stato il primo allevatore europeo a usare l'Anion Booster, agnonico di nuova generazione. Sono Cristiano Ossensi, nutrizionista Tecnozoo. Nella fase di close-up utilizziamo l'Anion Boost, agnonico di ultima generazione, in cui cloro e zolfo sono su matrice organica, caratterizzato quindi da elevatissima palatabilità, permette di ottenere il decad desiderato senza compromettere l'ingestione di sostanza secca.